di finanza, soprattutto di cadute in servizio. E anche riguardo dei commercialisti, dell'ordine dei commercialisti, delle persone che hanno rappresentato questo territorio con il loro servizio così importante e delicato. Aggiungo un'intenzione positiva, nel senso anche di chiedere grazia, salute, serenità. Per me oggi sono 10 anni dell'Episcopato e sono felice di trascorrere con voi in questo modo. Non potevo trascorrere meglio questa celebrazione. Associo con me il mio vicario, mi va la mia prima gratitudine, fa 50 anni. E quindi è molto bello unire in questa celebrazione che, guarda caso, mette insieme tante cose, sentirci famiglia in cammino, e questo mi rende molto felice, veramente dà pienezza a questo momento. Io prego per voi e con voi, per vivere degnamente questa santa celebrazione, chiediamo per dolore le nostre famiglie. E motivo di profonda gioia quello che ho espresso nell'introduzione a questa celebrazione, anche l'opportunità di trarre dal Vangelo che abbiamo ascoltato, ma anche soprattutto dalla preghiera iniziale, un modello che credo assolutamente torna utile per chi vede in San Matteo il protettore, che parte di finanza e commercialisti, ma torna utile a tutti noi, a partire da me. L'espressione delle istituzioni qui presenti e varie espressioni sociali nel nostro contesto sociale e culturale, nel nostro ambiente. Il modello che c'è stato suggerito è molto importante. Avete sentito la condizione di Matteo, il pubblicano trasformato da pubblicano in apostolo. Una prima considerazione breve: noi molto spesso siamo legati ad una funzione. Esprimiamo il ruolo. E quello che noi viviamo in genere qualifica la nostra persona, ci dà un'identità, ci dà un ruolo e ci dà anche una visibilità e crea quella responsabilità rispetto al ruolo che noi andiamo ad esprimere. Lo dico anche per i giovani in formazione che vedo lì, con quelle di liste, importanti anche per voi, ti prego. Ma è importante questo passaggio che viene fatto. Perché se Matteo è definito pubblicano per quello che fa, è trasformato in apostolo per quello che diventa come persona che esprime un ruolo in modo diverso. Cioè, dalla funzione si passa alla persona che qualifica la funzione. Questo significa che in ciò che noi viviamo, che comporta responsabilità, comporta momenti anche non problematici a livello personale, io non dimentico mai e sottolineo sempre il pubblico, che chi vive un ruolo pubblico, un ruolo sociale, un ruolo istituzionale, non è una figura anonima, ma è una persona in cammino nella vita che dietro ha un suo retroterra, ma anche ha contesti di vita che lo accompagnano, più delle volte diciamo la famiglia, che vive i riverberi della funzione che viene rappresentata nel ruolo istituzionale. Perché è importante questo, ritenerlo? Innanzitutto perché qui la parola apostolo non significa semplicemente colui che porta in evidenza ciò che il Signore, predicando, mostra agli altri come orizzonte di una vita centrata su altro, ma pone in evidenza il significato della persona. Quindi il dovere da parte nostra, qualunque sia la nostra funzione, di esprimere il meglio di noi in ciò che viviamo. Nella funzione che esprimiamo. Se è vero che la funzione ci dà visibilità e ci caratterizza, è altrettanto vero che la nostra persona dà qualità alla nostra funzione. Sentitevi chiamati a diventare apostoli, traducendo questa parola in un termine meglio percepibile oggi, a quella vocazione, la chiamata a realizzare un'opera che attraverso il ruolo e la funzione va poi concretamente ad essere esercitata, il che significa la cura della propria persona, la qualità della propria persona. Quello che dobbiamo sempre tenere in conto
e la caratterizza. Questo connubio fa sì che noi possiamo esercitare da un lato la funzione, il ruolo, l'impegno nei suoi livelli istituzionali, sociali e civili con maggiore serenità, perché il meglio che noi mettiamo nella nostra funzione risponde alle caratteristiche della persona, ma una persona che cresce nella sua attitudine man mano che esercita e vive questo ruolo. Ognuno di noi, ecco, io c'ho per i miei 10 anni di episcopato, non sono lo stesso di 10 anni fa. Ho incontrato tante persone, ho mediato la mia vita in tante situazioni, ho potuto percepire contesti da cui sono stato caratterizzato e segnato, per cui si trasforma l'esperienza del ruolo in una esperienza di vita. La nostra persona è costruita nella sua qualità per quello che fa, ma per quello che è. Ecco perché l'impegno da parte nostra, ma anche il chiedere la grazia in questo caso, di poter esercitare, e questa parola, questo termine è legato al termine servizio, quel servizio che rende più evidente e qualitativa la vita degli altri. Avete notato, l'Apostolo ci chiama ad una speranza. A quale speranza ci è chiamato? A quello della salvezza. La parola salvezza in greco è soteria, soteria, significa sciogliere dai vincoli. Quindi noi siamo chiamati con la nostra funzione a rendere meglio esplicata la qualità della vita degli altri, con la nostra professionalità, con la nostra competenza, con il nostro impegno, mettendo il meglio di noi in ciò che viviamo. Noi rendiamo visibile la funzione, ma la facciamo brillare con la nostra qualità personale. Vedete, la stessa funzione, con due persone diverse, una disattenta e una attenta, cambia. Prende connotati totalmente diversi. E anzi, il pathos che noi poniamo come persone nell'esercizio di una funzione di un ruolo diventa poi completamente legittimo nella condivisione di questo nostro impegno nella realtà. E coloro che ci circondano, le persone destinatari della nostra azione, lo percepiscono. Quando noi viviamo col cuore le cose, mettendoci dentro il cuore, mettendoci dentro la nostra qualità intellettuale, morale, emotiva, affettiva, il bagaglio di tutte le situazioni che ci costruiscono appunto per la nostra persona. Signore Dio, che hai voluto distinte in molti popoli, da umana famiglia, da te creata e redenta, guarda benigni a noi che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi d'Italia. Aiutaci, oh Signore, affinché, forti della tua fede, affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di avventi, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che le fiamme gialle d'Italia siano un esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nella osservanza delle varie leggi, nella consapevole disciplina verso l'autorità costituita. E concedi a noi e alle nostre famiglie la tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrono San Matteo. Così sia. Inginocchiati ai piedi di questo altare, nella ricorrenza della tua annuale festività, noi, commercialisti dell'ordine dell'interno, ti invochiamo, Santo nostro patrono, prega per noi il Signore Dio nostro. Tu, fedele cronista della vita di Gesù e da tutto interprete dei suoi divini insegnamenti, degnati di ascoltare ed accogliere l'umile preghiera di chi, modesto cronista contabile della vita delle aziende e consulente di quanti, nella bonaccia e nella tempesta, gli si affidano fiduciosi, confidando nella sua capacità, ottienici dal Padre che a questa fiducia noi non veniamo mai meno, né singolarmente né collettivamente. Ottienici, Santo Evangelista, da Gesù Redentore, la pazienza con la capacità.
di insuperabile difficoltà. Ottienici il dono della pazienza in qualsiasi circostanza, nei rapporti con i clienti e con chiunque, la cautela e la prudenza dei giudizi, che talvolta esprimiamo, l'onestà e la scrupolosità nell'esecuzione della nostra professione. Sii vicino a noi per aiutarci, con la tua sapienza, ad interpretare rettamente le leggi, a trarre vantaggio dallo studio costante, ad affrontare con coraggio le difficoltà che la professione ci riserva, nella certezza del soccorso di nostro Signore Gesù Cristo. Implora dal Padre nostro e dalla Beata Vergine Maria la benedizione per noi, per le nostre famiglie, per i nostri collaboratori. Fa, Santo nostro protettore, che sopra di noi trionfi la misericordia di Dio, così come per la tua validissima intercessione meritiamo di godere con te l'eterna gloria del paradiso. Ecco, ci ha dedicato personalmente, sia oggi pomeriggio nel convegno che abbiamo tenuto, sia celebrando personalmente questa celebrazione, che per me è stato un evento significativo, perché abbiamo voluto farla congiuntamente, sia noi che l'ordine commercialistico, con cui condividiamo il nostro patrono. Un patrono che, se vogliamo, ci è stato conferito dal nostro cardinale Pacelli, il futuro Papa Pio XII, che nella Tuscia ha passato la sua gioventù, esattamente mi ricordo, nel comune di Onano, dove siede oggi il palazzo dove ha passato parte del suo gioco. Ci ha firmato, ci ha designato come suo patrono nel 34, ma non era Papa, e l'ha fatto dopo con l'ordine del dottore commercialista nel 54. Quindi non solo io dico che ci accomuna un unico patrono, ma ci accomuna il lavoro e l'attività tutti quanti insieme, che svolgiamo oggi a servizio, in fin dei conti, delle istituzioni e non in maniera contrapposta. Per questo siamo molto contenti di aver potuto celebrare, non in maniera disgiunta, ma congiunta con Sua Eccellenza, questa cerimonia. Ringraziamo tutte le istituzioni, civili e militari, i nostri colleghi delle forze di polizia, temo di dimenticare qualcuno, ma tutti gli allievi anche delle scuole, tutta la popolazione che è voluta intervenire, i miei colleghi finanzieri in servizio, in congedo, anche i caduti nostri e dell'ordine che ci hanno lasciato. Grazie della vostra partecipazione anche con queste effigi della provincia, in rappresentanza di tutti i comuni e del comune di Viterbo, ci sentiamo più vicini. E vi ringraziamo veramente del tempo che ci avete dedicato, perché per noi è stato e di cosa di me. Vi dia la fierezza del vostro dolore, del vostro impegno, e vi dia la serenità, amorevole pazienza. Ho sentito una bella parola della preghiera dei commercialisti. Io aggiungo amorevole alla pazienza, così c'è il cuore, perché possiamo terminare serenamente con i dare il nostro contributo alla nostra realtà. Ecco, invoco la benedizione perché effettivamente ci sentiamo, possiamo dirlo, qui dal Papiterno, siamo tutti in un sentimento, siamo tutti in un sentimento. Dobbiamo essere veramente l'unico sentimento, abbiamo la comunità e al servizio e vive nella coerenza e nella correttezza del proprio ruolo il servizio per la sua qualità. Signore, sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra